Giornata internazionale della disabilità, oggi qui in provincia presentiamo una mostra organizzata dalla FISCH, una mostra importante, significativa, perché pone all'attenzione le problematiche della disabilità a 360 gradi, a partire in modo particolare sul problema della mobilità delle persone, degli inserimenti sociolavorativi, al tempo stesso anche di problematiche più imminenti, che sono quelle appunto di reperire fondi per interventi concreti nei territori. È bene ricordare che anche se ci sono stati dei tagli nelle politiche sociali, la Regione Campania ha voluto incentivare il fondo per le persone con disabilità e per gli anziani del 20% rispetto ai tagli, ahimè, determinati dai governi nazionali del 40%. Sono percorsi importanti, significativi. Oggi in questa giornata internazionale siamo qui a sostenere la FISCH in questa importante campagna di sensibilizzazione che debba partire innanzitutto dalle istituzioni, dalle famiglie. Oggi con il 3 dicembre vogliamo sottolineare che è la giornata europea delle persone con disabilità e noi qui oggi inauguriamo una mostra multimediale dove vengono un po' tramite le immagini ricordate le nostre battaglie di persone con disabilità che abbiamo fatto negli anni e soprattutto per festeggiare il ventennale della Federazione Italiana. Quanti giorni? Sapendo i problemi che abbiamo sul parcheggio, quindi mi rendo conto, infatti stavamo aspettando anche due pullman dell'ANPAS e della UIPM che dovevano venire alla presentazione, ma hanno avuto una problematica della città di Sano e sapete benissimo le difficoltà che sta vivendo quella città in questo momento, in modo particolare sulla questione della sicurezza, del dissesso idrogeologico, quindi si fa porgere le sue scuse per l'assenza, ma che comunque manifesti più. Abbiamo avviato una serie di percorsi importanti e significativi in provincia di Salerno, sia nella precedente amministrazione che nell'attuale amministrazione, percorsi che hanno dato risultati significativi importanti sull'inserimento sociale delle persone con disabilità. È bene ricordare che questa giornata deve essere da stimolo, rivolta in modo particolare alle istituzioni locali, a quelle provinciali, a quelle regionali, a quelle nazionali, perché è una giornata che pone all'attenzione le problematiche a 360 gradi, a partire, io credo, sull'integrazione socio-scolastica delle persone con disabilità. L'integrazione sociale è l'elemento essenziale di una società che possa considerarsi equa nell'ambito e per combattere qualunque forma di discriminazione. L'integrazione scolastica, come sapete, la provincia di Salerno, nonostante le pochissime risorse, avvia un percorso di integrazione scolastica nelle scuole superiori e quest'anno per la prima volta ha affidato le risorse direttamente alle scuole superiori, così come viene fatto dall'amministrazione comunale dei piani di zona per quanto riguarda le scuole di medie e medie inferiori e le scuole elementari.